All'abituale sessione di sedute di fine luglio, dedicata all'assestamento di bilancio, sono state aggiunte quest'anno due giornate necessarie per varare due disegni di legge, considerando che manca ancora solo una sessione alla fine della legislatura. Sono state quindi esaminate la nuova disciplina della coltivazione di sostanze minerali e la disciplina dell'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. La prima, ha riferito l'assessore Philip Achammer, riforma la norma in vigore del 2003, disciplinando l'utilizzo dei nuovi siti, sempre meno rispetto al passato, ma utili per ricavare il materiale necessario all'attività edilizia, il relativo ripristino e le corrispondenti misure ambientali compensative. La norma è stata approvata con 18 sì, 3 no e 12 astensioni. La seconda, come ha spiegato l'assessore Giuliano Vettorato, definisce le procedure di assegnazione delle concessioni e la relativa durata, mirando ad un uso equilibrato delle risorse naturali. Dalle opposizioni è stata ribadita la richiesta di assegnare direttamente alla cittadinanza l'energia prodotta in casa e di dare un ruolo maggiore ai comuni. Il presidente Arno Compaccio ha spiegato che essa ritorna in tariffe ridotte per i servizi. La norma ha ricevuto 18 sì, 2 no e 15 astensioni. Il plenum si è quindi dedicato alla manovra di assestamento comprensiva del documento di economia e finanza provinciale, di rendiconto generale e di rendiconto consolidato 2022 e del disegno di legge di assestamento vero e proprio. Il presidente Compaccio ha spiegato che si trattava di distribuire 550 milioni aggiuntivi, di cui 62 milioni e mezzo assegnati alla sanità, 40 agli enti locali, 192 alla direzione generale per i contratti collettivi 2023, 28 all'edilizia abitativa, 42 a infrastrutture e mobilità, 100 milioni al dipartimento che comprende la protezione civile, 22 all'ambiente. La norma contiene anche disposizioni sull'accesso ai tirocini per giovani dai 14 anni, nonché una disposizione su l'IMI, nell'ambito della quale però non si è trovata una soluzione per sgravare le seconde case dei sudtirolesi residenti all'estero. Alla fine il rendiconto generale 2022 è stato approvato con 18 sì e 16 astensioni, il rendiconto generale consolidato 2022 con 17 sì e 15 astensioni, l'assestamento di bilancio con 18 sì, 13 no e 2 astensioni.